Ah, che bella giornata che oggi non potrà mai succedere nulla e stiamo andando a fare shopping. Ah, finalmente, dopo tanto tempo. Vinci, senti anche tu una persona parlare in questo muro? Sì, sembra proprio di sì. La senti? Oh mio Dio. Sta facendo un discorso, ma cosa sta dicendo? Che carina! Vinci, vinci, vinci! E se ci fosse una persona in questo muro? È rimasta intrappolata qui per anni! Sì, ma com'è successo? Qui c'è un buco, Vinci! Posso controllare? E magari parliamo con lei! Oh mio Dio! Ehi! Da quanto tempo sei qui dentro? Da 10 anni? Oh no! Perché dobbiamo parlare con una persona che è rinchiusa in un muro da 10 anni? Infatti andiamo. E se avesse fatto qualcosa di pericoloso? Le persone, secondo me, l'hanno rinchiusa qui dentro? O ha ucciso qualcuno? Oppure ha fatto qualcosa di sbagliato? Infatti, Anto, andiamo. Andiamo, andiamo! Ciao, ciao. Cosa sta dicendo? Aiutatemi, 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 sta urlando! Vinci, però aspetta, questa persona mi fa un po' pena. Pensa ad una persona rinchiusa in un muro da 10 anni. Non mangia cibo vero, non beve. Oh mio Dio, e non parla con qualcuno da tanto tempo! Forse nessuno mai l'ha sentita! Sì, certo, come no, pensiamola così. Ok, allora io voglio aiutarla. Tanto se le portiamo qualcosa, non significa che dobbiamo farla uscire da qui. Possiamo lanciare del cibo in questo buco. Ok, hai Vai ragione. a prendere del cibo, io resto qui, ok? Però fa attenzione. Sta piangendo, la senti? Che pena. Perché piange così? È normale, Anto, è rinchiuso qui dentro. Ha fame, ha fame. Vai a prendere qualcosa da mangiare, vai! Vado. Ok, diavoletti, sono rimasto qui da solo, insieme alla signora rinchiusa nel muro. E adesso voglio farle delle domande. Ehi, signora! Eccola! Oh mio Dio! È risposata? Sì, e avevo anche due figlie. E perché sei finita qui dentro? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Cosa hai fatto di così male da farti rinchiudere in questo muro? Sto tremando. Non lo posso dire, ho vergogna. Non lo posso dire, ho vergogna. Mi sta iniziando a salire veramente l'ansia, Vinci! Eccomi. Ok, adesso le lanciamo questi crostini. È stata rinchiusa in questo muro. Sta dicendo shh. E perché devo stare zitto? Perché questa cosa l'ho detta solo a te e non devi dirla agli altri. Cos'è successo mentre non c'ero? Vinci ha fatto qualcosa di pericoloso e l'hanno rinchiusa in questo muro, ma non mi ha detto cosa ha fatto. E tu la stai anche aiutando, scappiamo. Aiutiamola, non si può mai sapere! Fame, ha fame. Ok, adesso ti lancio un crostino. Tu apri la bocca, ok? L'ho aperto. Ok, lo lancio. Vado. La senti, sta mangiando. Ok, Vinci, mentre mangia, escogitiamo un piano. Dobbiamo andare via o dobbiamo continuare ad aiutarla? Finché è rinchiusa in questo muro mi sento al sicuro. Quindi puoi parlare quanto vuoi. La senti, sta continuando a mangiare. Ha sete, ha sete. Oh mio Dio. Ma aspetta. Vinci, vai a prendere una bottiglietta d'acqua. Visto che con me lei parla, forse riesco a scoprire un segreto. Che ne dici? Vai a prendere l'acqua. Ok, vado. Sono rimasto qui da solo di nuovo. E la sentite? Sta mangiando. Ok, adesso le chiediamo qualcosa.
Così magari scopriamo un segreto. Ehi, signora! Ok, cosa devo chiederle? Cosa devo chiederle? Perché sei stata rinchiusa qui dentro? Non posso dirlo. Ti ho detto che non posso dirlo. Dai, sono da solo. Non c'è neanche Vinci con me. No, ho troppa vergogna, mi giudicheresti. No, ho troppa vergogna, mi giudicheresti. Allora, secondo me ha fatto qualcosa di veramente sbagliato. Dai, dimmelo, sono da solo. Io non ti giudicherò! Non voglio dirlo. Non vuole dirlo. Quindi non scopriremo mai il motivo per cui questa signora è stata rinchiusa in questo muro. Io sono molto curiosa e vogliamo letti. Vinci! Ecco l'acqua, spero ti abbia detto qualcosa di importante. Vinci, non vuole dirmelo. Io ci ho provato, ma ha detto che la giudicherei e non vuole, ha troppa vergogna di dirlo. Ma secondo me ha fatto qualcosa di veramente brutto. Quando mi date l'acqua? Quando mi date l'acqua? Adesso te la lancio, apri la bocca. Dalle l'acqua e scappiamo, ok? Ok. Ti lancio all'acqua. La senti? Sta bevendo. Quanta sete che aveva. Avevi sete? Sì, tanta ancora? Vado! La sentite come beve? Che carina! Vinci, però, secondo me, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato, se ne è pentita, non credi? Non ne sono tanto sicuro. Adesso mi aiutate ad uscire. Adesso mi aiutate ad uscire. No, io scappo. Andiamo via! Ok. Perché ci sta chiamando? Non cadere nella sua trappola, non cadere nella sua trappola. Vinci, ma che carina! Pensa a lei rinchiusa lì dentro! Perché è rinchiusa qui? Ragazzi! Ci sta continuando a chiamare. Secondo me si è affezionata a noi. Voglio uscire. Vuole uscire? E come facciamo a farti uscire da questo muro? C'è una soluzione. C'è una soluzione? Quale? Qualcosa per rompere il muro e fatemi uscire. Prendete qualcosa per rompere questo muro e fatemi uscire. Come facciamo a capire se sei buona o cattiva? Dai, non vi faccio nulla, anche dalla voce sembro buona. L'apparenza inganna, ricorda. Eh sì, ma è giudicare un libro dalla copertina. Ok. Potete prendere un martello. Correte a prendere un martello. Allora Vinci, vai a prendere il martello e io resto qui. Magari mi dice qualcos'altro. Sei sicuro della tua scelta? Ma che ansia! Anch'io voglio vedere la sua faccia e voi diavoletti! E se fosse un'assassina? Vinci, non pensare a queste cose. Vai a prendere il martello. Diavoletti, sono di nuovo qui da solo. Perché vuoi uscire da qui dentro? Perché vuole vedere il cielo? Vuole camminare di nuovo? E hai ragione! Sto aspettando a Vinci che porta il martello, così facciamo uscire questa signora da questo muro! Io sono molto curioso di vedere la tua faccia, come sei fatta? Sono bionda! Sono bionda? E poi? Sono molto alta! Molto alta? Che ansia! Allora fatemi uscire da qui e rompete il muro! E allora fatemi uscire da qui rompendo il muro con il martello. Sì, appena Vinci porta il martello, io romperò questo muro e ti farò uscire, ok? Sì, che bello, vedrò il cielo. Non vedo l'ora di farla uscire. Quando viene Vinci, quando... Eccolo! Non è proprio un martello. Sì, è di ferro. Riuscirò a rompere il muro con questo? Voglio uscire, dai, muoviti! Almeno vediamo la sua faccia, vediamo il suo corpo e siamo tutti curiosi di vederla. Io adesso rompo il muro. Ah, si sta rompendo il muro. Ce l'ho quasi fatta. Hai ancora tanta strada da fare. Ancora più forte. Fai attenzione. Oh mio Dio, Vinci, guarda. Ho piegato quest'aggeggio.
Continua. Infatti. Certo! Eccola, diavoletti, è uscita dal muro. In condizioni pessime. E guardate il braccio, è tutto sporco. E si sapeva, era rinchiusa in un muro. Guardate qui, oh mio Dio. Vinci, portami un fazzoletto. Ok. Ma perché stai piangendo? Ho fame. Ha ragione, non mangia da tanto tempo. Che carina. Ho sete. Mi fa piangere anche a me. Mi mancava l'aria in quel muro. È normale che ti mancava l'aria. Ma adesso iniziamo a pulirti. Guardate, c'è anche la fronte tutta sporca. Ok, adesso ti puliamo, stai calma. Non finisci, è troppo sporca. Oh mio Dio, guarda. È tutta sporca. Non si leva nulla con i fazzoletti. Deve farsi solo una doccia. Sta piangendo.